Leggere Francesco Pasca, il suo ultimo lavoro Ex Verbis, edito dalle edizioni di Raggio Verde, è come poter risolvere l'enigma templare del Sator con un dado a 100 facce avendo soltanto 3 possibilità. E già perché nonostante si tenti di leggere in maniera organizzata, in base anche alle sezioni del libro, tutto il testo di Francesco Pasca, in realtà l'operazione risulta vana, in quanto Francesco Pasca lavora in maniera incredibile sulla parola, la fa trasformare in segno, simbolo, grafema, in cui poi tutto l'universo rientra in maniera perfetta. Si prova una gioia incredibile nel percepire come si è riuscito a creare la stessa felicità che può nascere da un'intuizione, da un'idea brillante, ovvero di come il pensiero pensa se stesso creando. E questo è veramente incredibile.